Dai, che hai fatto l'acquisto anche vado oggi. Vado formaggi, ora siamo. Già abbiamo pranzato perché ci ha fatto assaggiare tutti i suoi formaggi. E noi abbiamo preso la ricotta di alluce, quindi di pecora. E abbiamo preso anche un formaggio da tavola molto buono. Dai, oggi la tracolla. Questa è la bottarga. Sì, sì, altra bottarga per Mirko. Mirko oggi ha mangiato. Ragazzi, altre uova di pesce, venite! Tutte le uova di pesce che c'erano possibili e immaginabili. Bottarga. Mangio Giuseppe. La bottarga, sì. No, 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 no. E allora, Sara, tu lo sai che qui abbiamo comprato una rarità, che è la ricotta di pecora. Sì. Quindi perché tu lo sai, non si trova. No. E ti posso dire che possiamo fare i nostri cannoli siciliani. I cannoli. Però è pesante, mettiamola di là, così non schiaccia il pesce. Vabbè, non ti preoccupare, vai. Allora, merci, buonissima. Grazie. Alla prochaine fois. Sì. Grazie. Un chilo di ricotta anche a me. Ora lui prende anche un chilo di ricotta, tu che prendi? Io sto prendendo il formaggio, quello pecorino stagionato. Ok. Da grattugiare, che è buono anche da mangiare. Molte volte mi dicono che i formaggi che si trovano in Tunisia non sono di eccellente qualità, o perlomeno di gusto, giusto Sara? Ma ti posso assicurare che quello che mi ha fatto assaggiare lui, tutto questo pecorino che adesso vado a inquadrare, non è per niente male. Sara, dobbiamo aiutare a Nicola a prendere un quarto di quel formaggio che abbiamo preso noi. Nicola, vuoi il formaggio? Nicola vuole sì, il formaggio. Sì, anche Nicola. Vieni, mettiti qua. Qua, vieni qua. No, vicino a lui, che così gli dice quello che vuoi. Allora, messieurs, 200 grammi della même chose à il. Sia di ricotta che di fromage. La même chose. Pour il, ma 200 grammi, pour quoi il sol. Ok. Mentre facciamo i video, vabbè. Facciamo le prenotazioni. Ma tu okay, hai visto quanti datteri ci stanno? Ma è ora il periodo. I datteri ripieni? No. Dietro alle tue spalle. Va bene. Comunque ancora dobbiamo entrare già, me l'ho fatto coprire. Allora, Sara. Sì. Ci stiamo girando un po' intorno perché stiamo aspettando che vengano acquistate tutte le cose, ma se noi ce ne andiamo verso di là, andiamo a inquadrare quest'altra parte di mercato, ci allontaniamo precisamente in 5 minuti, guarda qua le lumache. Le babouche, le prix delle babouche? With dinner, ok, 8 dinari. 8 dinari al chilo, le lumache. Le babouche, le babouche. 2,40 euro le lumache, andiamo. Comunque, come potete notare, la bottarga qui si trova, ma anche parmigiano reggiano. No, ma mi piace in bocca. Sì, sì. Se tu guardi sulla destra, adesso vediamo se possiamo inquadrare, ci sta del polipo essiccato. Essiccato. Vedi? Del popolo essiccato. Bonjour, messie, ça va? Le best? E bessa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Le polpe sèche. No, italiano. Je suis italiano. Tipo italiano. Italia. Italia. Sicily. Siracusa. Ragazzi, ma questo è il bello, la gentilezza, la cordialità. Ma fatelo in Italia. Adesso siamo nel reparto pollame. Sì. Quindi abbiamo i fegatini a 17 dinari 800, il pollo che è il petto a 16 sì. dinari 300. Le cuscia, le pri, le cosce? Sì, quis. Quis di pollette. Ah. 3 dinari 490, ok, 13 dinari 490. Pari a 4,500 euro. Ah, anche le quaglie qua abbiamo. Visto le quaglie? Sì.
Le sé, la chose, le prix del quaglie in italiano s'appelle qua. No, le prix, ah, ecco. Ecco. Tre dinari l'uno, quindi pari a un euro circa. Sì, le quaglie. Le quaglie, vedi? Vedi, anche le quaglie. Che raffinata la quaglia. Qui invece la quaglietta a un euro ti fai un bel piatto gourmet. Sì. Saperlo cucinare sarebbe una grande cosa. Quindi. Quindi i cuochi qua si divertirebbero praticamente a fare acquisti. Allora, giriamo da questa parte, Sara. Ma quello che mi sta piacendo tanto sono i messaggi che mi stanno arrivando anche in privato su Messenger di tanti tunisini che veramente stanno apprezzando le nostre live. Quindi non solo, diciamo, diamo curiosità, facciamo venire la curiosità agli italiani che guardano il nostro, no, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, ma anche tanti tunisini che ci stanno ringraziando proprio perché stiamo sponsorizzando, diciamo, in tutte le maniere, in tutte le salse la Tunisia. Guardate qua, questo è il loro mercato qui alla Medina di Tunisi. Guardate quanto è ampio. Basta anche guardare a terra per capire anche quanto è pulito. No, Sara? Allora, tu che dici? Tu prosegui, io vado a chiamare gli altri così ti raggiungiamo. No, li chiamiamo proseguendo dritto. Ok. Allora, peperoni dolci, ragazzi, che sono questi che sto inquadrando io, pari a quasi un euro al chilo. Peperoni piccanti, che sono quest'altra, pari quasi a un euro al chilo. Ecco, quest'altra è un'altra varietà che costa un po' di meno, sempre di peperoni. Questi sono falò. Sono quelli più piccanti, capito? No, quelli dolci. No, quelli dolci, sì, sì. Allora, qui il pomodoro è a 2 dinari, pari a 60 centesimi. Patata quasi a 2 dinari e 50 centesimi di euro. Mi soffermo un attimo su questo tipo di patate, di carote, per farvi vedere come si trovano anche le carote qui in Tunisia. Un po' così, già pulite, ripulite. Guardate, danno un po' sul rossiccio. Poi ci stanno le rape, gli spinaci. Allora, non vi posso dire i prezzi perché non stanno indicati qui i prezzi. Ora, mentre camminiamo e Sara mi sta a fianco, sì. Comunque le zucchine queste sono, vieni qua, a 1,50 euro al chilo, 1,50 euro al chilo sono. Sì. Sono stupende. E anche le melanzane a 2 dinari sono a 60 centesimi, guardate, 60 centesimi. Il cavolfiore bianco. Perché a 40 centesimi al chilo il cavolfiore. Comunque, adesso noi andiamo qua sulla destra nel posto più fotografato del mercato della Medina di Tunis. Sì. Ragazzi, questo è quello più caratteristico, perché stranamente ci sta poca roba appesa, ma lui è specializzato e lui si fa fotografare soprattutto per i limoni. Quindi, abbiamo della citrone in natura, quindi limoni per biologici quasi lux, giusto lux. A quasi un euro, questo è un euro. Tanta menta. Ragazzi, menta non e potete sentire, è all'oro. Cari amici, ma ve lo garantisco, il profumo è stupendo. L'alloro, guarda. Allora, voglio che voi notiate il viso delle persone, i comportamenti. Perché molti mi dicono, ma lì in Tunisia chissà come sono selvaggi, lì l'Africa. Ma guardate qua, guardate che bellezza di questo mercato, guardate le persone come sono composte, e poi vi dico una gentilezza, veramente una gentilezza che fa anche paura, perché veramente quello che si nota, e tutti notano, e soprattutto anche i nostri clienti ci fanno presente, è che il popolo tunisino ci accoglie, è accogliente, ci accoglie, e sempre col sorriso. E questa, al contrario di quelli che molti pensano in Italia, te la dice lunga su tante cose. Perché noi ovviamente la Tunisia la conosciamo sempre, purtroppo, grazie ai nostri telegiornali e ai fatti di cronaca, per qualcosa sempre di brutto, ma non è così.
e io e Sara siamo sempre qua a documentare il tutto. Sara, sto parlando della sicurezza della Tunisia e del popolo cordiale. Sì. Confermi? Sì, confermo. Cioè, tu in Italia trovi tanta cordialità? Tanta qui gentilezza? Sì, qui c'è tanta disponibilità, ma fa parte proprio della cultura araba, ragazzi, sì, soprattutto sì. I tunisini. E poi vabbè, l'amore nei confronti allora, anche nostro. Guarda che belle queste perette. Perette a quasi 4 dinari, quasi a 1,10 euro. Queste sono piccole clementine. Vediamo a Domenico che assaggia qualcosa, qualcosina. Devi assaggiare clementine. Se sono dolci li compri. Pure io. No, no, li compri tu. Vai, assaggia. Oh ragazzi, un pezzettino, uno spicchiere. No, 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 grazie, vai, vai, vai pure. Assaggiamo così vediamo se possiamo. Poi un'altra cosa importante è che assaggia Domenico, poi mi fai sapere. Guardate i melograni. Adesso vi faccio anche un appunto per quanto riguarda il melograno. Domenico. Fai filo. Sara, tu prendi? Te li mangi? Sono dolcissimi. Ok. Io l'unica cosa che comprerò è appunto su questo ci farò un piccolo discorsetto. Sono precisamente i melograni. Allora, il melograno, frutto di stagione, frutto a basso costo, e ultimamente ho letto, facendo su internet, su Google, una ricerca, che il melograno ha tanti, tanti benefici, mangiandolo però a spicchi. A spicchi, mangiandolo così, il melograno ha tanti benefici, compreso il fatto di essere un anticoagulante, quindi va bene anche per chi soffre di trombosi. Però ragazzi, ho studiato, guardate che spettacolo. Guardate, tranne le moschette, beh, che ci stanno ovviamente, immagino, guardate che bello, guardate quanto sono grossi in confronto alla mia mano, e vi assicuro che la mia mano è molto grande. Quindi questi sono quasi a 1 euro al chilo. Ma poi ci sta un'altra varietà che è più chiara, ma anche di gusto sempre buono, che costa di meno. Adesso noi ci andiamo a vedere. Vedete qua anche adesso le arance. Le arance stanno al chilo stanno a 1,7 euro. Io da poco sto mangiando il pompelmo. Il pompelmo lo sto acquistando a 60 centesimi di euro al chilo. Ecco. Guardate qua, questa è un'altra varietà che è più chiara, come potete notare, più chiara. Come discorso, sono più piccolini e costano la metà. Quindi siamo intorno ai 60 centesimi. Ecco, il signore dice rumene, perché rumen in arabo si intende melograno, oppure granade, se lo vogliamo provare a chiamare in maniera anche più francese. Comunque rumen è il nome in arabo. Guardate qua. Ok? Poi sicuramente questo video avrà dei commenti per quanto riguarda il costo delle mele, il costo delle pere e il costo delle banane. Bene. Ben vengano questi commenti, ma ragazzi, non si vive di solo mela, di solo pera o di solo banana, perché qua sappiamo benissimo, per chi ci vive, che il costo appunto di questi prodotti, che qua vengono prodotti in maniera cioè poca roba producono, e soprattutto quella che viene anche molto importata, ovviamente ha un costo più alto, ecco, mettiamolo così, più eccessivo rispetto ad altri prodotti. Prendiamo le banane, ragazzi, ma anche in Italia non vengono prodotte le banane, ma l'Italia ha delle convenzioni con altri stati, quindi gli permette di acquistare e vendere le banane a poco prezzo, cosa che non ha la Tunisia. Quindi qua un prezzo di euro al chilo di un casco di banane si aggira intorno ai 5 dinari. Allora, chi ha acquistato, Domenico? Mandaranci a 2,50 dinari, buonissimi. Ok. Ma io a Sara gli devo dire che dobbiamo acquistare d'urgenza il melograno. Melograni da spendere. Guarda che ci sta là. No, no, ho fatto io un discorso che devono essere mangiati in grani, perché soprattutto la buccia del chicco. Io l'ho comprati da grappa per tremere, me li sto mangiando a una. Allora dillo. Guardate qua le susine. E come vi dicevo, questo è il costo delle mele. Io in Italia non so a quanto costano le mele, perché ovviamente l'Italia è tanta e varia, ha tante città, tanti mercati. Ma qui le mele, questo tipo qua, come potete vedere anche la grandezza, stanno a 16,500, a circa 2 euro. Poco più, poco meno.
Allora andiamo qua, vediamo in quest'altro, in quest'altra ala del mercato cosa, cosa troviamo. Allora, a vista troviamo kiwi, kiwi un dinaro al pezzo, guardate, vi dico che anche il kiwi qua viene importato, kiwi un dinaro al pezzo sono circa 30 centesimi. Da voi quanto costa? Oh, caspita, uno che parla italiano! Ciao! Vieni, vieni, non scappare! Allora, per l'Italia, allora, sinceramente non mi ricordo quanto costano in Italia i kiwi. Qua pari a... il prezzo è basso qua adesso, no? Ma per noi costa perché arriva per... dall'estero. Bravo, sì. Sì, sì, no, questo l'ho già detto, perché la roba che viene dall'estero, costa, la merce costa. Costa, perché il nostro dinaro non vale niente per i dollari, gli euro, tre volte. Sì, sì. Così costa la roba. Allora, tu mi stai dando conferma a ciò che ho detto io, che ho specificato io. Per esempio, questo qui è il l'avvocato, come si chiama? Avvocato, sì. Avvocato, guardate. Questo al pezzo siamo a circa 1,20 euro in Europa. No, di meno. Per 4 dinari, sì, siamo 1,20 euro. Questo... ci sono anche qua a 2 dinari. A 2 dinari, sì, ma sono più, più piccolini. Piccoli. Invece questo qui è il mango. Il mango a 15 dinari pezzo. Ragazzi, 15, ragazzi, un pezzo 10. Di mango, come possiamo vedere, che è grande quanto la mia mano, guardate. Come ha detto il ragazzo, molto gentile, che parla italiano, 5 euro a pezzo. E qui abbiamo anche il cocco, che è il cocco ovviamente, anche questo, pezzo, 15 dinari, 5 euro a pezzo, guardate, questo qua. Quindi, come ti chiami? Bilel. Bilel? Grazie Bilel, grazie della testimonianza, grazie di tutto, gentilissimo. Io ho fatto un giro. Sarà da questa parte, andiamo a vedere un po' i datteri. Vediamo, questi vengono direttamente dal deserto. Ma tu, quando sei stata l'altro giorno nel deserto, li hai comprati? No! Brava! Con te si fanno gli affari. Sì, vero, poi ci ho pensato dopo, tazzo, ma lo potevo comprare. Era a Tosor. Vediamo quanto sono al chilo. A 8 dinari e 500, spari a 2,40 euro al chilo. Bonjour, monsieur. Ça va? Ok, siamo di qua. Allora ragazzi, intanto grazie per chi ci sta seguendo, per chi ha visto questo video, e vi ringrazio nuovamente. E spero che voi lo facciate una condivisione, perché per noi è tanto, sia a livello nostro personale sia anche a livello lavorativo, perché noi, vi dico la verità, e qua ci sta anche Sara che lo potrà confermare, per noi la condivisione è far capire all'Italia e forse anche un po' al mondo che la Tunisia non è tutta quella cosa brutta che si può vedere sui telegiornali o sui vari notiziari, per noi è tanto. Noi siamo quei pochi, forse pochissimi, persone... Facciamo informazioni di controtendenza, ragazzi, documentiamo la realtà dei fatti, la vita quotidiana e soprattutto cerchiamo di sfatare certi brutti e falsi miti che l'informazione, soprattutto occidentale, tende a portare avanti denigrando la bellezza e la semplicità di questo paese. Sì, sì, sì. Poi la verità è che noi facciamo tante live, tante dirette, parliamo, facciamo vedere la vita di tutti i giorni, quindi uno si ha l'occhio sveglio e guarda le nostre live e si rende conto che ci sta una vita normalissima. I prezzi sono quelli che noi inquadriamo, nessuno falsifica, nessuno fa, sono questi, quello che vedete e quello che trovate in questo istante. L'altro giorno mi ha detto: perché non documentate le banane a 45? Già l'ho trattato questo. 50 dinari. Sì, sì, l'ho trattato. Ma l'ho la trattato. Banana mica è tunisina, è di esportazione, giusto? È normale che tutto quello che subisce un dazio doganale costa di più. E poi sì, scusate, sì, ma che fai, vivi di banane? Cioè, con tutto rispetto. Ma cominciamo, perché invece non parliamo di melograno, di agrumi, di datteri? Cioè, parliamo di questo, che sarebbe più bello per fare un confronto più rapido e più efficace con la nostra bella Italia. E facciamo un confronto col pesce che compri in Italia e quello che compri qui. Cioè, è sempre alle banane, pensate, che c'avete il chiodo fisso. Sì, sì, sì.
Sara, prendiamo questo melograno cortesemente, 4 di questi. Bello, vero? Sì, sì, arba. Quant'è? 4 di questi, a 2 dinari. Sì, è quello che non è rosso, non è chiaro, è quello che piace a me, capito? Allora, a te piace questo via di mezzo? Sì, 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 sì. Un po', un po'. Sì, 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 sì. Messie? Arba pies. E allora? Allora Sara, dopo l'acquisto e questa lungo tour, che dici? Abbiamo finito. Poi casomai vediamo più tardi se andiamo a pranzo in qualche altro bel posticino. Ciao, 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 merci, grazie, grazie. Allora, adesso sono quasi mezzogiorno, sono stanco anche di tenere la camera in mano. Salutiamo i nostri amici, vi ringraziamo, mettete like, condividete e chissà se all'ora di pranzo, cioè quando perlomeno ci sederemo, faremo qualche altra piccola cosetta. Allora, ovviamente tanti auguri anche a voi, perché oggi è festivo in Italia, è la festa dei morti, ieri ogni santi, quindi ovviamente un abbraccio a tutti voi. Va bene, ragazzi, seguiteci anche su YouTube. Che uscirà questo video su YouTube tra qualche giorno. E niente, e mi volevo inquadrare io, così vi faccio il saluto personale. Ciao, ciao ragazzi, grazie, ciao, 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 ciao. Ciao.